Bene, eccoci giunti a questo nuovo appuntamento della Cultura Viaggio Online, questa bellissima rassegna culturale del comune di Pordenone. Che insomma, nel corso di queste ultime settimane sta proponendo incontri appunto dedicati a libri, ma anche incontri dedicati a musica, incontri dedicati all'arte. Insomma, un modo per eh, rendere la cultura. Disponibile, ancora viva in un momento difficile per tutti come questo. Infatti, io sono qui con la mia autocertificazione in tasca nel caso mi dovessero fermare, quindi, insomma, come dire, anche la cultura ha di essere autocertificata per poter riuscire a esprimersi. Questa sera parliamo di un bellissimo libro con Marianna Maiorino, che è la sua autrice. Il libro si intitola Il canto dell'arcobaleno: La sinestesia. Parla appunto della sinestesia. Non ah, sapete, chiederò a Marianna Maiorino appunto di spiegarci cos'è la sinestesia. Comunque così rapidamente si può dire che essere sinestesici vuol dire avere delle sensazioni, delle percezioni, come sapete i sensi sono l'udito, l'olfatto, la vista eccetera eccetera, che sono fra di loro mischiate. Si sente la musica e si percepisce un sapore, oppure si guarda un colore per esempio e si sente qualcosa sulla pelle. Ecco, questo tipo di, eh, di, di, di sensibilità così acuta, anche così creativa, Può essere, diciamo, un modo ecco, per interrogarsi appunto su cos'è la creatività, ma anche più in generale eh, su che cos'è la realtà stessa. Ecco. E quello che fa Marianna Maiorino è fare una sorta di eh, racconto di, delle varie possibilità con cui è stata vista questo particolare modo di percepire la realtà intorno a noi. Allora, quello che ti voglio chiedere come prima domanda è proprio questo: cioè, a meno che tu, appunto, non vedi un colore e senti il sapore oppure non lo so. Eh, ascolti una musica e vedi di, di fronte a te dei colori che danzano nel cielo e quindi o tu sei sinestesica oppure devi aver avuto dei motivi per, per scrivere questo libro. Ecco quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a scriverlo? Allora, io non sono sinestesica quindi ah, non bene. vedo i colori esattamente come me. <ride> anche se una forma di sinestesia tattile penso di averla, ma deve essere dimostrata e si può dimostrare scientificamente, quindi non mi azzardo a dire che lo sono, fino a che non avrò eh il. Beh, è un brutto momento per fare le cavie sinestesiche in <ride> <ride> No, no, posso. non è una cavia. Allora, io ci sono arrivata veramente per, per caso, ed è il percorso è stato anche bellissimo perché quando non, non cerchi una cosa, alla fine la trovi la sorpresa è sempre particolare io facevo così quando io ho studiato legge ogni volta che finivo un esame che per me era un dovere andavo in libreria mi compravo un libro per divertimento per, la, per il mio piacere per la mia passione e non so a un certo punto iniziavo a prendere tutti i libri che Avevano dentro il colore per qualche motivo, delle strane relazioni, da so, Puskin ad esempio, no? il profumo, c'erano sempre degli aspetti sensoriali. Ma poi la cosa ancora più particolare che aprivo il libro a caso e, proprio, la prima parola che trovavo era o colore o suono. Poi ho avuto tutta la mia passione sui colori, quindi ho scritto un piccolissimo saggio su tutti i miti legati al colore, a tutte le capacità anche del colore di poter guarire, sia certificate, perché c'è un, lo vedremo anche dopo, il colore effettivamente viene utilizzato anche per guarire, e poi in questa ricerca per questo saggio, ho iniziato a, um, a scoprire delle strane cose e il, la, primo, um, la prima scoperta è stata quella di un autore molto bizzarro, molto anche se vogliamo contestato, che era un grande sensitivo del, del 1980, cioè morto nel, nel 94, che si chiamava Gustavo Roll e io sono un po' appassionata delle cose un po' esoteriche perché mi piace ciò che non si conosce, esoterico vuol dire che non si conosce, quindi il mistero mi attrae. E lui aveva detto, questo sensitivo, che i suoi poteri erano de derivati da quando aveva scoperto quella tremenda legge che lega il colore verde alla quinta musicale, che era il sol. Questa frase mi aveva incuriosito tantissimo. E quindi ho iniziato a cercare se c'erano delle relazioni tra colore e suono, perché io pensavo che non esistessero. E invece lì mi si è aperto un mondo, cioè ho scoperto che dal passato, a partire da Aristotele fino ai nostri giorni, filosofi, artisti, ehm, anche eh, designer, tutti che si interessano di pubblicità, hanno cercato intensamente questa relazione. Perché secondo loro c'è c'è un modo di comunicare. Tra colore e suono, anzi una specie di compenetrazione, come se fossero la stessa cosa solo che si esprimono in livelli diversi. Ecco, da quella frase così bizzarra di questo personaggio, che poi tra l'altro è un personaggio interessantissimo perché da Rolf voi dovete pensare che ci andava a parlare ehm, De Gaulle, per esempio, Fellini, Rota, erano tutti personaggi che andavano a mangiare con lui e che volevano con lui cercare di capire un po' di più del, del mistero, Fellini in particolare. Ecco, da qui è iniziata la mia ricerca. Sì, Rollo era un personaggio davvero particolare, faceva queste cene dove faceva questi trucchi di magia solo per pochi e così. E, e diciamo che l'esoterismo in generale è, è un modo dove c'è veramente del mistero ma spesso fanno di tutto per mantenerlo. Ecco, <ride> l'esoterismo è proprio il sistema di mettere una verità in un codice che è comprensibile solo per pochi iniziati, talmente pochi che a volte nemmeno i grandi iniziati sanno di che cosa, eh, di che cosa si tratta. La cosa che hai detto sul libro dell'università è interessante perché anch'io ho studiato legge e anche io compravo legge appena facevo un esame, facevo, ti giuro. Eh, leggevo dei libri di letteratura che era la mia passione e una volta dopo un esame di procedura penale ho letto I Demoni di Dostoevsky ed è stato un cortocircuito perché non capivo niente di quello e neanche niente di quell'altro, è stato uno dei grandi momenti relativi della mia vita. Ma invece andando eh, eh, insomma, al tuo libro mi sembra che... Questa, questo tipo di indagine coinvolga, secondo me, eh, sotto traccia, ci siano due, due possibilità no? che tu cerchi in qualche modo di indagare o di capire. Da una parte la sinestesia come una forma che stimola la creatività, quindi anche diciamo, la poesia o comunque la capacità di vedere il mondo diverso e che ci dà la, la, la possibilità di vederlo quasi come nuovo. No? Questo succede in poesia, succede in, eh, in architettura, per esempio c'è quella cosa di Goethe, no? dove l'architettura è come musica congelata, no? esatto. quindi la cattedrale è una musica congelata. Esatto. E, e, e dall'altra parte eh, questo ci spinge anche a, a chiederci... Cos'è la realtà fuori da noi? Cioè, in sostanza, cosa vediamo? Perché, se io vedo, ascolto, la realtà mi stimola, mi manda delle vibrazioni, poi di questo potremmo parlare. E ascolto un suono, o vedo una luce, che è sempre un altro tipo di vibrazione, ma sempre una vibrazione, e, 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 vedo una, e un altro invece vede una cosa completamente diversa, sente un sapore, qualcosa così, cos'è la realtà che viviamo, eh, abbiamo intorno a noi? Ecco, queste mi sembrano le due tracce, creatività e realtà intorno a noi. Quindi la domanda capitale è che cos'è la creatività e che cos'è la realtà intorno a noi. Un'altra stupidaggine che però ti lancio insomma come... Allora, innanzitutto noi per poter osservare la realtà abbiamo bisogno dei nostri sensi. Tu all'inizio hai detto i sensi sono cinque, in realtà no, i sensi sono molti più di cinque. Ormai si dice addirittura 21 alcuni scienziati dicono, tipo la, la capacità di percepire il calore o anche l'orientamento è un senso quindi non sono 5, non sono neanche 6 e neanche 7 no, il, il problema per me è che non credo di avere neanche qui 5 quindi mi allora, eh, sembra già un numero esagerato <ride> in ogni caso i sensi sono l'unica cosa che noi abbiamo per poter scoprire la realtà sono loro che ci permettono di, eh, di, di muoverci di comprendere, di, di, di parlare, di interpretare tutto quello che ci circonda quindi è fondamentale utilizzarli benissimo specie, io chiudo velocemente una parentesi in questo momento in cui siamo costretti a, a non toccarci, a non uscire, a non starci vicino, in un momento come questo, cercare di ricordarci di avere dei sensi è importantissimo. Comunque, ritornando a noi, allora i sensi, sono innanzitutto, sono più, uh, più di cinque e io in realtà. Sono partita dalla parte creativa per poi arrivare alla parte scientifica, perché io non sapevo che la sinestesia, della sinestesia esistono due versioni. C'è la sinestesia, quella che abbiamo tutti quanti imparato a scuola, che è la, la figura retorica, quella che utilizzano in particolare i, i poeti e che sono quelle parole che permettono di accostare eh, due sensi che in realtà non, ehm, non sono in relazione, come la vista e il e e nelle, nelle poesie ce ne sono tantissimi esempi, io faccio sempre quello di, di Dante: tipo Il sol che tace, il sole e luce, tace e voce, lui li mette insieme. E, e non, 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 non ha logica metterle insieme: i poeti fanno queste cose e le hanno sempre fatte, ma proprio da, dall'inizio dei, dei tempi. E in questa mia ricerca mi sono chiesta: ma come mai? Hanno fatto questi accostamenti, da dove deriva questa capacità di andare oltre la, la logica lineare, quella, quella semplice, e perché in particolare degli artisti? E poi, facendo tutte queste ricerche del, del, sul mio libro, ho scoperto che la sinestesia è anche una, uh, proprio una forma neurologica, cioè ci sono proprio delle persone che vedono un colore in contemporanea nel loro cervello si attiva anche la parte relativa all'udito. Questa però è una scoperta recentissima, l'hanno fatta più o meno intorno agli anni 80, cioè quando hanno eh, inventato la tecnologia, inventato la macchina per fare la risonanza magnetica. Allora in quel momento gli scienziati hanno visto che effettivamente il cervello di una persona si attivava simultaneamente con un solo, ehm, dandogli un solo, una sola informazione, tipo informazione luce si attivava la percezione anche del, dell'udito. E questa cosa è potentissima, secondo me, a me è, è, è piaciuto tanto scoprire questa cosa, perché? Perché allora ho fatto tutto il percorso a ritroso e sono andato, mi sono chiesta, ma non è che questi artisti erano, erano, usavano queste forme retoriche, perché il loro cervello gliele suggeriva, cioè non è che l'arte e gran parte della, della sua espressione derivi da un, dal funzionamento del cervello. Ecco, e il mio saggio cerca proprio in tutto il suo percorso di mettere insieme appunto l'arte e, e, e la scienza e, la nostra, e il nostro cervello, come se le due cose fossero la stessa cosa. Infatti c'è un neurologo molto importante che si chiama Samir Zeki e lui ultimamente ha proprio scritto dei saggi in cui dice che l'arte è una. Eh, e la manifestazione esterna del nostro cervello, cioè noi guardando l'arte possiamo comprendere come funziona il nostro cervello. A me questa cosa qui piace tantissimo, mi sono persa in queste, in queste affermazioni. Poi ci sono mille esempi, ho fatto anche quello della Cappella Sistina di Michelangelo, ad esempio, che secondo me è un indizio potentissimo in questo, in questo senso. Eh sì, poi non so, diciamo adesso, non sono ovviamente un linguista, però, per esempio, la questione del di mettere insieme due elementi sensoriali diversi fa parte delle possibilità diciamo cosiddette ricorsive del linguaggio, il linguaggio ricorsivo, no? quindi ci sono delle posizioni che possono essere modificate o cambiate anche liberamente, quindi c'è una zona di libertà mantenendo la funzione e la posizione. In un certo senso si potrebbe immaginare il linguaggio come una sorta di curva di Koch, ma è stato fatto anche e quasi autosomigliante, quindi che nel grande e nel piccolo rispecchia le stesse, una, un, un certo ordine, no? in qualche modo. E quindi sì, e tutto questo, come ci insegna Chomsky, dovrebbe avere a che fare con la struttura del nostro cervello, come è fatto proprio il nostro cervello, quindi linguaggio e funzionamento del cervello sono due cose strettamente, strettamente collegate. Ma invece, tornando appunto a questa cosa che, che dicevi eh, sull'arte, ecco, e nel tuo libro ci sono molti artisti eh, che citi, che sono appunto sinestesi, cioè hanno dato prove di questo, questo particolare modo di percepire la realtà. Ecco, vorresti, prima hai fatto l'esempio di Michelangelo Cappella Sistina. Eh, potresti farci qualche, qualche esempio di quelli che ti hanno colpito di più, di quegli artisti che ti hanno colpito di più, che hanno usato questa loro abilità per creare qualcosa di nuovo, musicisti, artisti, poeti, tutti quelli che vuoi. A me hanno colpito tutti quanti. Eh, cioè. va non si può essere così ecumenici, sarà qualcuno che ti ha colpito di più. Sono... Allora, quello che mi ha colpito di più è, è sicuramente Kandinsky, ah. perché Kandinsky, lo boh, sapete tutti, è un pittore famosissimo, ha studiato legge anche lui. Ah, però se l'ha dimenticata subito. No, poi mio. ha cercato di recuperare, di dare sfogo alla, alla sua passione e lui era un sinestesico. E lui quindi sentiva, e lo scrive nei suoi appunti, che quando, quando dipingeva e metteva tutti i colori lì sulla sua tavolozza, lui sentiva il chiacchiericcio dei colori. Quindi pensate che meraviglia doveva essere avere dei colori e sentirne anche il suono. E in tutto il suo percorso lui che cosa ha cercato di fare? Ha cercato di tradurre la pittura in musica. Voi sapete che la musica non usa le parole, non usa niente di, di reale, di concreto, mentre la pittura fino a Kandinsky che cosa faceva? Faceva le case, faceva le, le strade, era tutto molto concreto. Lui, grazie secondo me alla sinestesia, ha potuto fare l'astrattismo, cioè ha tradotto praticamente i suoni dei colori in pittura. E ha in questo modo cercato di equiparare la pittura alla musica, portando la pittura ad un altro livello. Ecco, questa secondo me è una grandissima espressione delle potenzialità della sinestesia. Prima di Kandinsky c'erano gli impressionisti e i simbolisti. Anche loro hanno usato tantissimo la sinestesia, era proprio tra i loro strumenti di lavoro la sinestesia, la metafora e l'analogia. E loro che cosa volevano? Loro avevano capito che la realtà che vedevano non era eh, reale, scusate il gioco di parole, ma bisognava andare ad indagare di più. E per indagare di più bisognava andare a utilizzare l'ordinato disordine dei sensi, no? come dice la lettera del, del veggente di Rimbaud. cioè Usare i sensi ma usati in un altro modo per scardinare quello che si vede e cercare di far emergere quello che eh, nella logica diretta non, non si vede. Ecco, e questo è infatti è il, mom il momento più importante per l'utilizzo della sinestesia e per lo stravolgimento dei sensi che poi ha aperto delle forme, secondo me, di arte meravigliose come appunto l'impressionismo, è eh, la sinestesia è importantissima qui questa concezione. Beh, una cosa che è ripetuta nel libro è che ehm, noi della realtà riusciamo a percepire il 5%, ma c'è un 95% che ci sfugge. E quindi forse è proprio questo, no? L'artista è colui che mette, eh, appunto, riesce a percepire qualcosa di più di questo 5% che vediamo abitualmente. Esatto, perché lui cerca di usare i suoi sensi non solo al 100%, ma li combina anche insieme. E quindi questo gli permette di scardinare quello che fanno un po' i poeti, se vuoi, con, con la parola. Il poeta cerca di, e i simbolisti in particolare, di togliere la parola al suo significato semplice. La vogliono rompere un po' come, adesso dico una cosa, come un'ostia per andare ad un livello superiore, che è quello del sacro, quello del simbolo. Mm. Ecco, usare la parola, togliergli il significato normale, portarla a simbolo vuol dire aprire un'infinità di, di possibilità e, e di visioni. Mm. E questo è la sinestesia nell'arte... Lo ripeto, è un elemento potentissimo. Sì, poi anche nell'antropologia, nell nel senso che la prima parte del libro è tutta dedicata invece all'importanza appunto di certe esperienze sensoriali e per um, insomma, rituali, ecco. Potevano essere appunto dei modi per simbolizzare la realtà attraverso appunto delle forme rituali e d'altra parte anche in certi casi probabilmente per scoprirla, perché alcuni riti... Eh, quelli propriamente misterici che utilizzavano anche eh, eh, alcuni... Eh, alcune droghe in sostanza aiutavano a percepire una realtà diversa e mh, per esempio una delle cose che si potrebbe anche dire è che è uscito questo libro molto interessante di Michael Pollan, Come cambiare la tua mente, in cui fa una, racconta la storia della cultura disergica ed effettivamente un certo uso di certi allucinogeni permette proprio delle esperienze appunto, che travalicano l'io e diffusione sensoriale con quello che è intorno a noi e che quindi provocano un certo tipo di creatività. E, e la cosa come racconti, come racconti eh, quello che dice anche tu nel libro, eh, quello che stupisce è come una piccolissima quantità di una sostanza può cambiare completamente la percezione della realtà che sta intorno a noi. Insomma. E questo mi sembra un po' il tema, mi, se, mi sembra che ci sia un certo, una certa sensazione di... Ecco, cosa ci stiamo perdendo che c'era fuori di noi e come possiamo tentare di recuperarlo? Ecco. Eh, però su questo punto c'è anche una cosa molto interessante perché io nel libro metto anche delle ricerche scientifiche, tutte pubblicate, tutte cose eh, super ufficiali. C'è la ricerca di un certo Nicoletti che è un, ovviamente un neurologo e lui ha scoperto che la luce, la, la luce a intermittenza, quindi molto potente, insieme a musica ad alto volume creano gli stessi effetti dell'ecstasy, quindi non c'è neanche bisogno della sostanza allucinogena oggi, oh. oggi come oggi se questi due elementi quindi luce e suono vengono combinati in un determinato modo sì beh ma basta anche molto di meno basta un certo tipo di respirazione molto affannosa anche. e quindi avere molta nitrida carbonica che entra nel sangue e percezioni più o meno simili è un che po' più rischioso però, però eh. <ride> e questa cosa mi fa andare al passato perché se noi pensiamo agli sciamani ad esempio facevano le stesse cose, utilizzavano per poter andare in trance e fare quelli che erano i loro viaggi astrali, utilizzavano i colori e i suoni, in particolare il tamburo che dava quelle cadenze eh, che appunto noi definiamo un po' psicadeliche, no? che ti mandano in trance e poi i colori, in particolare i colori forti, quindi il rosso e il, il viola, i blu e il rosso in particolare, che poi sappiamo che è uno dei colori più magici in assoluto, utilizzati in mille modi. Quindi sono questi. Io nel libro parlo in particolare di suoni e di colori, quindi non tutti i sensi, sono questi due quelli sui su quali mi sono soffermata e sono quelli che hanno anche le radici storiche più, eh, più importanti, sia nella, nella magia e, eh, e anche nel, nell'arte, perché poesia, pittura e musica mi, mi hanno sempre riportato questi due sensi. Tu prima dicevi tanti artisti no, che mi hanno colpito, un altro è Sibelius, Sibelius è un musicista, siamo nell'Ottocento e lui era un sinestesico, pensate che lui diceva di sentire, suonava delle note e le vedeva che diventavano come delle sfere di vetro tutte colorate, però a chi lo diceva faceva promettere di non dirlo a nessuno, fa guai se dite che io vedo i suoni colorati. Siamo nell'Ottocento, ma anche prima la gente era considerata pazza. Se dicevi delle cose fuori dall'ordinario venivi... Eh, rinchiuso, viene considerato pazzo e quindi nessuno andava tanto a dire in giro queste queste cose. Sì, comunque bisogna stare attenti anche oggi perché il TSO <ride> è lì alle porte, comunque eh, tu non ti giri un secondo e ti vengono a prendere, per cui non bisogna sempre no, stare attenti. Ma voi dite là. che avete letto questo libro, il canto <ride> dell'arcobaleno, è tutto, ed è, è tutto ed è a posto. Ed è, ed è tutto giustificato. No, poi ritornando alle questioni sensoriali, per esempio, un caso che sicuramente avrei studiato come. Eh, come giurisperita, che, diciamo così, era quella appunto del... Eh, dei fari delle macchine che arrivano davanti continuamente con una certa sequenza, no, con una certa sequenza continuamente provocano delle alterazioni, addirittura degli attacchi epilettici no, che possono essere una causa che eh, toglie la colpa in sostanza da un incidente. No? Quindi esistono effettivamente delle stimolazioni sensoriali eh, ovviamente che ci possono portare a vedere insomma, qualcosa, qualcosa di diverso o, o di particolare. Un accenno del libro, e io ti faccio l'ultima domanda seria, poi, farò, poi spiegherò veramente perché. è detto Questo libro con l'ultima domanda è una, una cosa molto interessante che tu eh, raccogli da questo libro di James: Il Crollo della Mente bicamerale, un bellissimo libro, anche questo eh, pubblicato da Delfi, che fa una specie di storia del nostro cervello, nel senso che un tempo noi non eravamo come siamo oggi, sentivamo delle cose in modo diverso, percepivamo la realtà in modo diverso. Ecco, se per, per chiudere prima dell'ultima domanda sulla verità di questo libro, eh, se vuoi raccontarci un po' appunto come vedi. Eh, come vedi questa teoria e se effettivamente eh, secondo te il nostro cervello si è sviluppato non siamo nati così con queste facoltà allora lì ci sono inciampata su questo libro per, eh, a causa della poesia e eh, l'autore che cosa dice? dice parla della mente bicamerale e lui dice che eh, il nostro cervello all'inizio era, era sviluppata solo la parte uditiva e eh, le grandi Relazioni che c'erano con, con il mistero, con il divino, erano tutte delle relazioni allucinogene, tutte basate sulla parte destra del cervello, che è appunto quella, eh, quella uditiva, che è anche legata alla, alla musica. Secondo lui, il fatto di sentire, io uso la parola Dio, lui usa la parola Dio, ma in realtà non, non dovete pensare che sia effettivamente Dio come eh, forma eh, di un'entità. Che non conosciamo, poteva essere secondo lui anche tipo un re, una persona che aveva avuto un ascendente molto forte sul proprio popolo e che continuava a rimanere dentro le persone che lo sentivano dentro di sé proprio come allucinazione, allucinazione eh, uditiva. E questa parte l'ho utilizzata per me è importante perché mi ha legato alla poesia, mi ha legato al, um, ai primi, eh, ai dardi, ai sacerdoti che c'erano nel passato, che erano, avevano tutti la capacità di relazionarsi con questa realtà altra attraverso l'udito loro sentivano e poi riproponevano all'esterno e lo facevano utilizzando innanzitutto anche una forma eh, verbale che è appunto quella della, della poesia, quindi la, la rima, la sconnessione del, del significato delle parole che veniva tolto dalla, dalla logica. Ecco, quella, quel libro lì con l'autore lì mi ha fatto fare un ponte proprio tra eh, la poesia e l'utilizzo del, del cervello. E la poesia, secondo me, è un'arte veramente molto fine, molto sofisticata, che avevano ragione a considerarli vati, a considerarli veggenti, perché a quel potere, innanzitutto, il poeta è ancora legato alla parte uditiva ed è fondamentale per la poesia il, il ritmo, il suono, anche se siamo arrivati adesso a scriverle. Beh, adesso ci sono addirittura delle ricerche che dicono che anche quando noi leggiamo, a livello cerebrale, il funzionamento del nostro cervello, noi ascoltiamo. Cioè la parola scritta... La, la famo è una parola che sentiamo, cioè si, si muovono le stesse parti del cervello che sono quelle dell'ascolto ed è una cosa veramente incredibile, è come se appunto il linguaggio anche scritto non possa essere eh, tolto dal fonema non può prescindere da, dal suono, e il sì. suono è una vibrazione e... È... Da sempre la magia è legata al fatto dell'utilizzo delle vibrazioni e colori e suoni sono vibrazioni, lo sono da un punto di vista scientifico, non da un punto di vista eh, esoterico, camp campato in aria. Tu prima dicevi colori. Se noi pensiamo che da un punto di vista medico alcuni colori vengono utilizzati eh, per ottenere dei risultati medici, i bambini che nascono con l'itero, che sono tutti gialli, vengono messi sotto la luce blu la luce blu crea delle, delle reazioni e ripristina lo stato uh, di, di teoricamente salute. Teoricamente dovrebbero e diventare verdi. Teoricamente dovrebbero diventare verdi. No. Teoricamente. No, invece teoricamente <ride> guariscono. Così come ultimissime ricerche utilizzano il suono per guarire il Parkinson. Se il suono viene utilizzato intorno ai 20 Hz, poco più, serve per calmare il tremore che è provocato dal, dal Parkinson. Sì, beh, parli anche nel libro delle so, antiche rituali dell'OM, per dire, no? il famoso eh, dei monaci buddhisti, no? questa vibrazione che alla fine dovrebbe permetterti di entrare in una sorta di fusione con con il cosmo intorno a te, insomma, queste cose qui, probabilmente se lo fai per giorni e giorni ininterrottamente senza mangiare, è possibile che... <ride> e, anche <ride> lì... e anche lì l'om, che è un suono, è comunque legato, già loro collegavano ogni eh, lettera a un, a un colore. E quindi il, la, questo legame suono-colore lo troviamo già nei Veda, che penso siano tra le scritture più antiche che ci sono. Beh, sicuramente sono molto... Sono molto antiche, ma comunque anche insomma, Pitagora alla fine le, le proporzioni no, che riguardano le vibrazioni musicali insomma, sono vibrazioni costitutive. Del e la scuola di Aristotele, lui, gli allievi di Aristotele dovevano mettere in relazione i suoni con i colori, era proprio parte del suo insegnamento, infatti nel nostro linguaggio, il linguaggio dei suoni e del, de, della pittura è simile, il croma. Ad esempio, come terminologia si usa in musica e si usa in, in pittura, e questo deriva dal, dall'uso di Aristotele perché anche loro erano convinti che ci fosse qualcosa che unisse colore e suono. E poi, se andiamo, che so, Castell, gesuita, lui ha fatto degli studi pazzeschi su, questo, su questa relazione. E cosa volevano fare? Volevano anche cercare di creare degli strumenti che potessero esprimere i suoni in, in colore e questo l'ha fatto eh, Castel, l'Arcimboldi, è stato il primo a cimentarsi in questo studio sul rapporto suono colore e a creare uno strumento che permettesse di esprimere il suono in colore e poi Scriabin che è un altro uh, musicista folle che si è perso insomma, in questa dimensione di suono e di colore e che in Russia ha lasciato una scuola che attualmente è proprio dedicata alla sinestesia e continuano gli studi sulle relazioni tra colore e suono sulla base dell'ascito dell di, di Scriabin. Quindi vi fare l'ultima domanda, quella più seria di tutte. E, no, e ti, ti lancio anche questa cosa qui, visto che una delle muse era la, la, la memoria, no? una delle muse, e quindi la poesia nasce, e la mnemotecnica nel passato era mischiare ovviamente no? luoghi, colori con concetti, pensieri eccetera eccetera ecco c'è anche questo tipo di relazione ci potrebbe essere anche questo tipo di relazione nel senso che vedere sensorialmente in modo allargato legare a certe sensazioni magari visive delle cose eh, diciamo di suono o di parola che vengono colte in un altro aspetto potrebbe anche facilitare in qualche modo un funzionamento del cervello o comunque una visione più allargata adesso faccio l'ultima domanda eh no, hai, detto, hai detto tante, tante, <ride> tante belle cose eh, diciamo, sul perché hai scritto questo libro con tutti gli artisti che ti hanno ispirato però io ho qui una tesi di fondo eh, che è questa qua insomma eh, a un certo punto racconti le, mh, le ricerche di un um, eh, neurochirurgo che si chiama Adnan Qureshi che insegna all'università del Minnesota che dice che facendo una, una ricerca fra 4.435 persone ha trovato che Esiste una relazione tra le vibrazioni prodotte dalla diffusa dei gatti e il funzionamento del cuore. In sostanza, la diffusa del gatto, diffusa del gatto eh, eh, sarebbe una garanzia di prevenzione per tutte le malattie cardiovascolari. Sapendo che tu sei una gattara e hai qualcosa come, non so, 150.000 gatti, non ho idea. Quattro gatti <ride> meravigliosi. Ecco, ecco, una marea di gatti. Non lo so. Ecco, è stata questa la vera ragione: scoprire perché le vibrazioni del gatto ti fanno stare bene. i gatti fanno stare benissimo, quella relazione è vera e riduce il, i casi di, di infarto, le fusa del, del gatto. Voglio solo chiudere una cosa: la storia della memoria è verissima ed è certificata da una università, mi sembra che sia quella di Oxford che la, la, la sinestesia aumenta la, la memoria e i sinestesici che sono il 4% della popolazione e la maggior parte sono, guarda caso, degli, degli artisti hanno di sicuro una memoria più, eh, più avanzata e poi ci sono tante altre relazioni anche su dove si posiziona nel cervello esattamente la sinestesia che fa compagnia alla metafora dove si, si aziona questo di... tipo di, di lettura sono le figure retoriche che stanno alla base, come sappiamo, della poesia. Bene, siamo arrivati alla fine del, di questo incontro. Ringraziamo ovviamente il Comune di Pordenone, la Biblioteca di Pordenone che ci hanno ospitato eh, in modo così, così gentile e ringraziamo soprattutto Marianna Maiorino che ci ha parlato del suo saggio, il canto dell'arcobaleno, la sinestesia, un racconto appunto della uh, sinestesia vista a, con tutte le sue diverse facce, le sue diverse possibilità. Grazie a tutti e grazie ancora. Grazie, magari. grazie mille, grazie a voi.